E dopo il caldo estivo del sabato, la domenica a Spa-Francorchamps è arrivata la pioggia, diluvio universale nella mattina nel corso del secondo turno di prove ufficiali dell'International GT Open per il secondo round del campionato, una sessione che ha visto l'interruzione a un minuto e mezzo dalla fine per l'incidente della Ferrari FF Corse guidata da Johnny Mullen in uscita dalle combe, terzo tempo segnato dalla Lexus di Mario Farnbacher, l'inquadrato Mullen comunque mantiene la seconda posizione, una bellissima pole position invece per i colori italiani, l'inquadrato Vito Postiglione, la Lamborghini Huracan di casa Imperiale Racing per Postiglione, una prova di superiorità nella fase centrale del turno con la pole segnata in 2:37.780. Risultato festeggiato ovviamente dalla casa di Sant'Agata Bolognese e da tutto l'equipaggio dell'Imperiale Racing qui in pit lane, l'abbraccio col compagno Andrea Fontana, quindi Postiglione dalla pole nella gara di questo pomeriggio.